Io trovo che suona magnificamente, Colby. Non che la mia opinione abbia alcun peso, ma mi piacerebbe conoscere la musica. Vorrei mi insegnasse come si fa ad apprezzarla. Non credo che avrà bisogno di studiare molto, almeno in questa prima fase. Ciò che le occorre in principio è di ascoltare più musica e scoprire qual è che le piace. Quando saprà qual è che le piace e comincerà a saperlo con certezza, beh, allora desidererà apprendere qualcosa sulla struttura e le varie forme della musica e i differenti modi di eseguirla. Ma se mi piacciono solo i pezzi sbagliati? No, 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 io sono sicuro che preferirà quelli belli quando li ascolterà. L'ho messa alla prova. Parecchi dei pezzi che ho suonato poco fa erano piuttosto scadenti e non le sono piaciuti. Le sono piaciuti soltanto quelli belli. Colby, non sapevo che fosse così subdolo. Ma dunque, le cose che mi piacevano erano quelle che è giusto che piacciono. Però sono orribilmente ignorante. Vuole credere che non sono mai stata a un concerto in vita mia? Vado a teatro soltanto perché qualcuno mi invita e nessuno mi ha mai invitato a un concerto. Sono andata all'opera parecchie volte, ma temo di non avere mai ascoltato veramente la musica. Mi divertiva di andarci per vedere la gente, per essere veduta e poi perché ci si sente fuori dal giro se non si va all'opera durante la stagione. Per quanto io mi senta ugualmente sempre fuori dal giro. E si rende conto che nessuno finora ha suonato per me? Questa è anche la prima volta che io suono per qualcuno. Quanta doppiezza. Sa bene di avermi detto che il piano non le è stato consegnato che questa settimana e che appena ieri l'hanno accordato. Tuttavia, sono lusingata ad essere la prima ad ascoltarla suonare su questo piano. No, 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 non è questo che intendevo. Io volevo dire che non ho più suonato per nessuno da quando sono giunto alla conclusione che non sarei mai diventato un vero musicista. Ed è stato uno sforzo dunque suonare per me? Il fatto è che credo di aver suonato meglio del solito. Io non so decidermi a suonare per gli altri. E quando sono solo non so dimenticare che sto suonando solamente per me. Ah, ma con lei non era né solitudine né altri. Sono contenta di non essere altri. E suonerà ancora per me e mi insegnerà la Ah, musica. sì, certo che lo farò. Però sono convinto che quando sarà educata alla musica, non ci vorrà molto, e ascolterà bravi esecutori, beh, allora si renderà conto di quanto io suoni male. Davvero, Colby, quante difficoltà va inventando. Ma che ne direbbe di condurmi a un concerto? Non più tardi dell'altro giorno l'avevo invitata. Sì, ad andare a vedere quella commedia musicale americana. Ma avevo saputo che desiderava vederla. Ma non con lei. Questo me l'ha fatto capire molto chiaramente. E perché non con me? Ma perché a lei non piacciono le commedie musicali americane? Ma crede sia un complimento invitare una donna a vedere qualcosa di suo gusto quando quella donna sa che a lei non piace? No, non è un complimento, è soltanto aria di superiorità. Ma se mi invita a qualcosa che anche a lei piace, allora sì, è un complimento. Significa che vuole educarmi. Ah, non sapevo desiderasse venire educata. Nemmeno io, ma desideravo che lei desiderasse educarmi. E adesso comincio a credere di desiderarlo davvero. Ah, ebbene, la inviterò al prossimo Il concerto. prossimo concerto che desidera ascoltare anche lei. Inizieremo subito a fare la mia educazione. Sospetto che sia lei ad educare me. È veramente pieno di sorprese, Colby. Io non ho mai conosciuto un uomo ignorante come lei che sappia tante cose. Forse perciò che mi piace. No, 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 non è proprio questa la ragione. Ah, ma allora è convinto di piacermi. Non sapevo fosse tanto vanitoso. No, no, non è vanità la ragione a cui stavo pensando. È qualcosa di molto semplice. Allora vorrei me la dicesse, perché io non la so. La prima volta che ci siamo incontrati, lei si sforzava di dare di sé una falsa impressione. E poi si è accorta di non esservi riuscita. E quale impressione tentavo di dare? Questo non ha molta importanza. Ma per un motivo o per l'altro, lei riteneva che comunque io mi sarei fatto di lei una falsa impressione. E ha preferito che questa fosse frutto di una sua creazione, piuttosto di aspettare di vedere come sarebbe andata. Spero non le dispiace. So di sembrare impertinente,
Ebbene, Colby, c'è una cosa che non hai imparato ancora. Ed è di capire quando stai facendo un complimento. Questo era un complimento. E molto abile anche. Ammetto che sulle prime rimasi molto sconcertato da lei e anche da B. Oh, da me e da B. Soltanto dopo, quando l'ebbi veduta parecchie volte, compresi che non si trattava che di una forma d'autodifesa. E che cosa l'ha fatto pensare che fosse autodifesa? È perché non ha aspettato di vedere come sarebbe andata. Lei ha sempre paura di ciò che accadrebbe se lasciasse che le cose si svolgessero da sole. Balza in avanti, perché ha paura di essere spinta. Credo sia coraggiosa. E credo anche sia spaventata. Forse è stata gravemente ferita una volta. O almeno c'è forse stato qualcosa nella sua vita che le ha tolto il suo senso di sicurezza. E io sono certa che lei lo ha, un senso di sicurezza. No. No, non l'ho neanch'io. Ecco, non le credo. Ma che cosa pensavo finora? È strano, vero? Che via via che si conosce meglio una persona si trova che da certi lati ci assomiglia in modo inaspettato. E poi si comincia a scoprire le differenze dentro alle somiglianze. Lei potrà sentirsi malsicuro, in qualche modo, ma la sua mancanza di sicurezza non ha nulla a che fare con la mia. In che modo è diversa? Difficile a spiegarsi. Forse è qualcosa che dipende dalla sua musica. Questa è una cosa che io so sul suo conto. Quando mi disse la prima volta quale disastro fu la sua vita il giorno in cui scoprì che non sarebbe mai diventato un bravo musicista, mi fece pena, tanta pena. Ammirai il suo coraggio nell'affrontare la realtà. E la realtà come lei la vedeva. Eppure, tutto il tempo sentivo di invidiarla e non ne sapevo il perché. Adesso credo di saperlo. È terribile per un uomo dover rinunciare a una carriera che gli sta a cuore. Ma è soltanto il mondo esterno quello che lei ha perduto. Lei ha ancora un mondo interno. Un mondo che è più vero. Ecco perché è diverso da noi altri. Lei ha il suo giardino segreto, dove può ritirarsi chiudendosi a chiave il cancello alle spalle. Chiudendomi a chiave il cancello alle spalle. Ma è sicura di non avere anche lei un suo giardino segreto in qualche parte, se le riuscisse di trovarlo? Se mi riuscissi di trovarlo. No. No, il mio unico giardino è una sudicia piazza in un quartiere inelegante di Londra dove abitai per qualche tempo con mia madre. No, non ho giardino. Non mi pare quasi nemmeno di essere una persona. Nient'altro che un pezzetto di materia viva galleggiante sulla superficie di un canale. Galleggiante. Ecco la parola. È una persona invece. E come? Io sono sicuro che in qualche parte c'è un giardino per lei. C'è per chiunque ne desideri uno quanto lei lo desidera. E il suo giardino? È un giardino dove si ascolta della musica che nessun altro potrebbe ascoltare. I fiori hanno un profumo che nessun altro potrebbe odorare. Ah, sì. Sì, forse ha ragione in un certo senso. Eppure, sa, non è proprio reale neanche per me. Ma sebbene sia reale quanto lo è questo mondo. Ma qui sta il guaio. Mi sembra che abbiano così poco rapporto tra di loro
Io giro la chiave attraverso il cancello. Ed eccomi là, solo, nel mio giardino. Solo. Ecco la questione. Ecco perché non è reale. Sai, io credo che il giardino di Egerson sia più reale del mio. Il giardino di Egerson? Ma che cosa le fa pensare a Egerson, proprio a lui? Ebbene, lui si ritira nel suo giardino, letteralmente. E poi, nel medesimo senso di come io mi ritiro nel mio. Ma no, non si sente solo là dentro. E poi quando ne esce ha delle zucchine, delle barbabietole, dei piselli per la signora Egerson. Mi sta prendendo in giro, no, eh? No, io parlo sul serio, sa. Quello che voglio dire è che il mio giardino non è meno irreale per me del mondo di fuori. Se si hanno due vite che nulla hanno a che fare tra loro, diventano irreali, tutte e due. Ma per Egerson il suo giardino fa parte di un unico mondo. Ma che cosa vorrebbe? Non essere solo là dentro. Se fossi religioso, Dio passeggerebbe nel mio giardino. E questo renderebbe il mondo esterno reale e accettabile. Credo. Lei mi sembra terribilmente religioso. Ma non c'è altro mezzo che glielo renda reale. È proprio il fatto di essere solo là dentro a renderlo irreale. E nessun altro può entrare. Non serve a nulla di ramare inviti. Basterebbe che qualcuno venisse e io non lo vedrei venire. Non udrei il cancello che s'apre, no. Ma solamente a un tratto sarebbe lì, inaspettatamente. Passeggiando per un viale, sentirei che qualcuno passeggia accanto a me. Questo è l'unico modo di esprimermi che mi venga in mente. Come vorrei capirla? Credo che già mi capisca. Più di altri. Anch'io vorrei capirla. Si arriva mai a capire qualcuno? Mi pare che lei si mostri molto scoraggiato. Lo sta facendo apposta. No. No, io volevo dire che non c'è fine nel capire una persona. Tutto quello che si può fare è capirla sempre meglio, di tenere il passo con lei. Così che quando cambia ci si rende conto del mutamento appena accade. Pur non avendolo saputo prevedere. Io credo di star cambiando. Sono cambiata molto durante le ultime due ore. E credo di star cambiando anch'io. Ma forse quello che noi chiamiamo mutamento è un capire meglio ciò che si è veramente. E la ragione per cui questo sta succedendo, forse è che forse si comincia a capire un'altra persona. Oh, Colby. Colby, adesso che cominciamo a capire, mi piacerebbe che lei sapesse qualcosa di più sul mio conto. Deve essersi sentito perplesso. Perplesso? No. No, sa, è tutto un mondo strano per me quello in cui ora mi trovo. Ah, ma se intende perplesso sul suo passato? No, io l'ho accettata, semplicemente. È meraviglioso essere accettati. Nessuno mi ha mai accettata semplicemente finora. Naturalmente i fatti non contano in un certo senso, ma ora che siamo giunti a questo punto, tanto vale che li sappia.
Sa, non è vero quello che alcuni uomini hanno pensato di me. Che cosa non è vero? Che ero l'amante di Claude, o che ero stata la sua amante passata poi a B. Ma io non ho mai pensato una cosa simile. Non ha mai pensato una cosa simile. Non sono molti gli uomini che non ci avrebbero pensato. Riderà quando glielo dico, ma io non sono che la figlia di Claude. La figlia? La figlia. È una storia sordida. Odiavo mia madre. Non sono mai riuscita a capire come sia potuta piacere a Claude. La mia infanzia. Vivere sempre in abitazioni equivoche ed essere scacciate quando gli inquilini si lagnavano. Naturalmente Claude le dava del denaro, un assegno regolare, ma qualunque fosse stata la somma che le dava, era sempre spesa interamente, prima della fine del trimestre, in gin e in scommesse. E io sapevo come arrotondava le sue rendite quando mi mandava fuori di casa. Mi è successo di essere chiusa a chiave in un armadio. Avevo solamente 8 anni quando morì, per una dose casualmente eccessiva. E allora fu Claude ad occuparsi di me, e fu una vera fortuna. Ma io ero abbastanza grande per ricordare troppo. Lei è la figlia di Claude. Non c'è il minimo dubbio. E sono sicura che lui avrebbe preferito ce ne fossero. È stato buono con me, a suo modo. Ma io gli rammento sempre qualcosa che preferirebbe dimenticare. Ma perché non dice qualcosa? È scandalizzato. Scandalizzato? No. Colpito. Lei non può capire, io vorrei spiegarle, ma ora non posso, no. Perché mai sono venuto in questa casa? Lucasta. Vedo benissimo invece che è scandalizzato. Ma dovrebbe vedersi il viso. Mi sembra più scandalizzato che se l'avessi detto che ero davvero l'amante di Claude. Claude si è sempre vergognato di me. E adesso anche lei si vergogna. E io che credevo che avrebbe capito. Ma che ne sa lei? Che cosa sia essere un bastardo che nessuno vuole? Non piaccio a me stessa. Non mi piace la persona che mi sono sforzata di essere. E lei mi piaceva perché quella persona non piaceva neanche a lei. E io credevo che sarebbe giunta a vedermi come io desideravo essere veramente. Come io so di essere. Questa era una novità per me. Ma suppongo che mi sono lusingata. Pensavo, adesso, forse, se qualcuno mi vede come io sono veramente, allora potrò diventare me stessa. Lucasta, no, io non sono scandalizzato. Non di lei, né di quanto lei crede. Riguarda me stesso. Se stesso, proprio. Il suo prezioso io. Ma perché non si rinchiude in quel giardino dove le piace starsene solo con se stesso? O pensa che questo danneggerebbe il suo avvenire adesso che è diventato il beniamino di Claude? Ma forse l'adotterà o lo farà suo erede. Ma in quel caso Colby dovrà accettare me come sorella. Anche se sono una figlia di... Non usi quelle parole. Saprei usare parole molto più forti di queste e lo farò. Se lo voglio. Suppongo sia mia madre che parla dentro di me. Ma sa, Colby, sono veramente delusa. Pensavo che raccontandole tutto
Non le sarebbe importato affatto che le avrei fatto pena. Ma adesso non voglio più farle pena. Grazie. E pensare che stavo per dirglielo tanto tempo fa. E ho rimandato per il divertimento. Pensavo, quando glielo dirò, sarà così meravigliato. E adesso non c'è più nulla. Nulla di nulla, ed è molto peggio di prima. Proprio quando si è sul punto di liberarsi dalla solitudine, allora la solitudine ci balza addosso. Quando si crede di uscire, si penetra più addentro. E finalmente si impara che non c'è via di scampo. Basta, me ne andrò. No, no, non deve andarsene ancora. C'è qualcos'altro che devo dirle. E adesso io lo farò, sì. Io manco ad una promessa, ma pure... Non credo che vi sia più nulla da dire che serva a cancellare qualcosa. Mai più dimenticherò l'espressione del suo viso quando le parlai di Claude e di mia madre. Sarò una bastarda, ma un po' di rispetto per me stessa. Pazienza, c'è sempre B. Credo che incomincio ad apprezzare B, finalmente. Lucasta, aspetti. Entra B, Regen. Ed ecco qui Lucasta. Lo sapevo che avrei scoperto che mi aveva preceduto. Fidati delle intuizioni di Regen. Io sono il tuo angelo custode, Colby, che ti protegge da Lucasta. In questo momento sei il mio angelo custode, B. Ma devi portarmi fuori a cena e muoio dalla voglia di bere qualcosa. Ho già detto a Colby, non imparare mai a mischiare un cocktail se non vuoi che le donne ti capitino sempre tra i piedi. E in mezzo a un paio di tigri divoratrici di uomini come te e Lizzy, ha bisogno di protezione. Per quanto mi riguarda, B, Colby non ha bisogno della tua protezione. Ma l'unica cosa che adesso importa è che io ho fame e tu mi devi offrire un ottimo pranzo. Sarai nutrita, tutto a suo tempo. Sono venuto a ispezionare il nuovo quartiere da scaffalo di Colby, naturalmente, e augurargli buona fortuna. Io sono sempre stato fortunato, Colby, e porto sempre fortuna agli altri. Vuoi un bicchiere di sherry? Sì, verrò un bicchiere di sherry alla buona fortuna dell'appartamento. Anche tu, Lucasta, per te sarà molto meglio di un cocktail. Ma lo sai che non mi piace lo sherry. Ma devi berlo. Alla salute di Colby e alla felicità della sua vita da scaffalo. La quale, come si sa, dipende dall'impedire a Lizzy di intromettersi sempre. Sii energico con lei. Afferma il tuo diritto a un poco di vita privata. Questo è il momento della risolutezza. Non permetterle di varcare quella soglia. Quasi che tu non la temessi, come tutti gli altri. Ebbene, se non altro, io sono sempre riuscito a sfuggirle. Soltanto perché lei non ha mai voluto inseguirti. Sì, ho prodotto su di lei una cattiva impressione fino dall'inizio. Capii che era necessario. Ma ho paura che Colby abbia prodotto una buona impressione. Deve farla dimenticare. Devo dire che mi piace il modo come hai arredato la stanza. È stata Lady Elizabeth a scegliere le tappezzerie. Ah, allora non sono più sicuro che mi piacciano. Per ricambiare i colori, tutto un po' troppo smorto. Hai bisogno di qualcosa di più vivace. Però per il resto devo dire che è piuttosto accogliente. Se io vivessi in un ambiente comodo come questo di Colby, Lucasta, non avrei mai pensato a cambiare condizione. Sei sempre libero di ripensarci. Il matrimonio è un gioco d'azzardo, ma io sono nato giocatore e ho puntato la camicia. Beh, no, non è l'espressione più adatta. Vedi, Lucasta rappresenta per me la speculazione più eccitante in cui abbia mai pensato di investire i miei capitali. Colby è più prudente di me. Sai una cosa, Colby, dovremmo essere soci in affari, tu ed io. Io la azzecco sempre, solo che qualche volta la azzecco sbagliata. Prendo le decisioni sull'impulso del momento, ma tu... Tu non faresti mai un salto nel buio. Mi terresti sui binari. Ah, che sciocchezze. Tu fingi di essere un giocatore, ma credo che non punteresti mai su niente che non sia una certezza. Beh, c'è qualcosa di vero. Sai, Lucasta... Colby è un buon giudice di carattere. Devi diventarlo tu stesso un miglior giudice di carattere per poterlo affermare di Colby. Ma io sono un buon giudice.
Vuoi che ti dica la differenza fra Colby e noi? Tu ed io, l'unica cosa che desideriamo è la sicurezza e la rispettabilità. A Colby invece non importa veramente di essere rispettabile. È nato, è cresciuto così. Io no. Lo sai che sono un trovatello? Tu non lo sapevi. Mai avuto genitori. Adottato soltanto, dal nulla. Ecco perché voglio essere una potenza nella City. Nei consigli delle più solide società. Perché non ho niente dietro di me. Nulla affatto. Ecco una cosa che mi piace di Lucasta. Non mi disprezzo. Nessuno potrebbe disprezzarti. E cosa più importante, tu non disprezzi me. Nessuno potrebbe disprezzare te. E desideriamo le stesse cose. Ma io avevo annunciato di avere fame. Vuoi voler pranzare adesso? Non sono che le 6, non possiamo pranzare prima delle 8, almeno nei ristoranti che piacciono a te. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Regan. Buonasera, Lucasta. E siete appena arrivati o state per andarvene? Eravamo sul punto di andarcene, Lady Elizabeth. Sono venuta su a dare un'occhiata all'appartamento per vedere come lei ci sta dentro, perché non siamo sicuri se un progetto d'arredamento è giusto finché non ci vive la persona per la quale è stato disegnato, così ho voluto vedere come lei ci si trovava. Avete detto che dovevate uscire? Andiamo fuori a pranzo, Lucasta ha molta fame. Fame? Alle 6? E dove troverete da pranzare? Oh, è una magnifica occasione per sperimentare quel ristorante vegetariano. Gliel'ho detto, vero, Regan? Lei è un uomo che deve mangiare molta, moltissima insalata. E guardate, si può mangiare prestissimo e servono delle insalate deliziose. L'ha notato? Se ne ricorda? Perché credo che lei non ci sia stato finora. No, il fatto è che non ci sono mai andato, ma ne ho avuto continuamente l'intenzione. Vogliamo andarci, Lucasta? Ho tanta fame che potrei anche mangiarmi una bella insalata vegetariana. Bene, faccia il mio nome, Regan. E si faccia segnare il tavolo d'angolo a sinistra, lo serve la cameriera migliore. Buonasera. Buonasera. E grazie infinite, signora. I suoi consigli sono sempre così buoni.